Abbiamo realizzato uno studio quali quantitativo sulle donne italiane nella menopausa per indagare quali siano le esperienze, i vissuti, i problemi e le criticità delle donne e il ricorso a determinati trattamenti. Ovviamente la menopausa è un percorso a tappe comune a tutte le donne, con più o meno gli stessi sintomi, si inizia con l'alternanza del ciclo e poi via via si va avanti. Però quello che si differenzia molto da donna a donna è il vissuto della menopausa, l'attivazione o meno, il ricorso o meno a un trattamento e le aspettative nei confronti di questo trattamento. La ricerca mette in evidenza 4 tipi di donne molto diverse tra loro, proprio perché vivono il periodo della menopausa in maniera differente. Sostanzialmente si differenziano per 2 variabili fondamentali che si incrociano tra loro. Da un lato il grado di accettazione della menopausa come fase naturale della vita o meno, e dall'altro l'entità dei sintomi più o meno forti, più o meno rilevanti nelle loro attività quotidiane. Queste donne si diversificano appunto, alcune per accettare serenamente la menopausa come fase fisiologica del ciclo di vita della donna, altre invece più combattive e resistenti, che vogliono quindi non accettare il periodo della menopausa e gestire i sintomi a 360 gradi per tornare a stare bene tanto quanto prima. Hanno esperienza di diversi sintomi molteplici e variegati, con una rilevanza importante sulla attività quotidiana, sulla loro vita, sulla vita di coppia e sulla vita sociale, ma di fronte alla molteplicità di sintomi di cui hanno esperienza, poche di loro si attivano. Infatti solo una donna su 4 che ha esperienza di questi sintomi fa ricorso a un trattamento specifico per la menopausa, e in particolare solo il 5% fa ricorso a un trattamento ormonale sostitutivo. La figura di riferimento è sicuramente il ginecologo, che è l'endorser principale, in grado quindi di valorizzare e di raccontare i benefici del trattamento ormonale sostitutivo, che sono sicuramente la gestione dei sintomi, la prevenzione dell'osteoporosi e anche il miglioramento di un benessere fisico ma anche psicologico della donna in questa fase delicata della sua vita. Menopausa femminile plurale, che significa? Significa che ogni donna ha la sua menopausa. La menopausa, a mio modo di vedere, è un'esperienza profondamente autobiografica, perché integra elementi del proprio profilo biologico, personale, di rischio, la propria sensibilità agli ormoni e anche la storia personale, aver avuto gravidanze, non averle avute, essersi sviluppate prima o dopo, con elementi del vissuto individuale, quindi, e della cultura che la donna ha, del suo ruolo sociale, della coppia, del senso che dà al tempo che passa. È chiaro che ogni donna, se ha la sua menopausa, ogni donna può avere il suo approccio terapeutico e deve discutere con il medico la strategia più giusta a seconda di come la vive. La vive biologicamente, quindi sul versante dei sintomi, perché, attenzione, alcune donne non hanno alcun sintomo, altre invece hanno sintomi severissimi. Circa il 20% delle donne lamenta vampate di calore severo, una grossa compromissione dell'intimità e della vita di coppia a causa di sintomi urogenitali, e poi soprattutto l'insorgenza proprio intorno ai 50 anni di una serie di fattori di rischio come l'ipertensione arteriosa, rialzo del colesterolo, la perdita di massa ossea e così via, che possono condizionare non solo la qualità della vita ma soprattutto il rischio di sviluppare le grandi patologie, quelle che ci fanno paura, quelle che purtroppo, ahimè, a volte ci allontanano dalla vita, che sono l'infarto, l'ictus, il diabete e, perché no, anche la frattura di femore. Ci sono terapie sostitutive ormonali o altro? Le terapie ormonali sostitutive, le cosiddette TOS, per alcuni anni hanno fatto molta paura alle donne, oggi, e anche ai medici, dovrei dire. Oggi finalmente abbiamo capito che bastano terapie a basso dosaggio, ci sono terapie nuove, sempre più selettive, che si basano sull'uso di composti che non sono dei veri e propri ormoni, ma sono delle sostanze che vanno a colpire il recettore dell'ormone là dove serve, per esempio nel cervello per la vampata di calore, senza intaccare la mammella, l'utero, proteggendo per esempio anche l'osso, proteggendo il vaso sanguigno. E quindi voi capite che parlare di terapia TOS non significa niente, ci sono tante terapie, e il medico che la deve proprio personalizzare sulla base delle esigenze della donna.
Professoressa, parliamo di donne e menopausa. Quante sono le italiane che hanno disturbi e quali sono i più ricorrenti? Circa 9 donne su 10 ha almeno un disturbo legato alla menopausa. I più frequenti sono le vampate di calore, le sudorazioni notturne, sbalzi di umore, difficoltà di concentrazione, secchezza vaginale. Per questi disturbi diciamo che ci sono delle indicazioni. Le donne in pratica utilizzano la terapia ormonale sostitutiva soltanto nell'8% dei casi. Cosa potrebbe risolvere questi sintomi? Questo è un vero peccato che siano in poche a utilizzare le terapie sostitutive per la menopausa, perché queste terapie consentono di migliorare la qualità di vita. Ovviamente devono essere date in modo personalizzato, bisogna escludere che una donna abbia delle specifiche controindicazioni per alcune terapie, ma una volta fatta questa esclusione, certamente sono più i benefici rispetto ai rischi nel farla rispetto al non farla. Ci sono delle terapie più adatte per determinate donne e se sì quali? Mi riferisco, non so, anche a delle novità farmacologiche che ci possono essere attualmente sul mercato. Le terapie devono veramente essere personalizzate in base ai rischi specifici della persona, alle sue caratteristiche costituzionali e possono essere variate nel corso del tempo. Ora abbiamo una nuova possibilità terapeutica per le donne che hanno ancora l'utero e questa nuova terapia consente di utilizzare gli estrogeni insieme ad un altro tipo di farmaco non ormonale, il bazetosifene, che permette di ridurre l'ispessimento dell'endometrio, cioè del rivestimento interno dell'utero, e quindi elimina il possibile rischio che questo rivestimento interno dell'utero si possa ispessire. Questa è una possibilità importante che quindi aggiunge il nostro ventaglio di opzioni terapeutiche per le donne in menopausa. Questo nuovo farmaco sembrerebbe avere anche dei benefici sull'osteoporosi, potrebbe confermarlo? Certamente, perché gli estrogeni sono importantissimi nel prevenire tutta una serie di patologie che sono conseguenti proprio alla loro carenza in menopausa. E fra queste patologie c'è proprio l'osteoporosi e anche le malattie cardiovascolari. Infatti è stato chiaramente dimostrato che le donne che utilizzano queste terapie immediatamente dopo l'inizio della menopausa hanno un minore rischio addirittura di morte per qualsiasi causa rispetto a coloro che non la fanno. Quindi abbiamo sfatato, diciamo, i rischi che invece sulla terapia ormonale sono abbastanza frequenti. Mi può dire anche per quanto tempo dovrebbe essere utilizzata la terapia ormonale sostitutiva? La terapia ormonale certamente di solito viene utilizzata per alcuni anni e di nuovo, ripeto, deve poi essere personalizzato anche la lunghezza del trattamento in base a quelle che possono essere le condizioni della singola donna. Menopausa, quali disturbi? La menopausa, i disturbi possono essere tantissimi e sono legati al soggetto. Indipendente dalla menopausa sia uguale per tutte, cioè dire l'ovaio cessa la sua funzione, noi vediamo che vi sono circa il 25% delle donne che non hanno apparentemente nessun sintomo, il 25% che sviluppano dei sintomi per un tempo relativamente breve, un paio di mesi, 3-4, un 25% che ce l'hanno invece per un paio di anni e un 25% che ce l'hanno per 20-30 anni ancora. Quali sono questi disturbi più caratteristici della menopausa? Il primo, le vampate di calore. Le vampate di calore, i disturbi del sonno, i risvegli precoci la notte, l'atrofia vulvo-vaginale e il cambiamento anche del tono dell'umore che spesso si associa alla menopausa. Come vedete, vampate di calore, disturbi del sonno, disturbi del tono dell'umore sono tutti espressione della mancanza di ormoni nel cervello, del cambiamento che, come avviene quando gli ormoni vanno via, come quando sono venuti una da bambina diventa adolescente e sente tantissime cose che cambiano in sé, che non sono solo la lunghezza dei piedi e il cambiamento del numero delle scarpe, ma sono il modo di sentirsi verso il maschio, il modo di guardare la vita intorno.
intorno, il modo di sviluppare la propria femminilità, così quando questi vanno via e si ritirano, è chiaro, è come nella sabbia quando la marea si ritira, la sabbia rimane asciutta e cambia la donna. Questi cambiamenti colpiscono gli organi sensibili, uno di questi è il cervello, uno di questi è il sistema cardiovascolare, un altro sono le ossa, un altro è la pelle, un altro è i connettivi, un altro è le mucose. Andando avanti, tutti gli organi sono sensibili alla carenza ormonale, ma i sintomi vengono sentiti secondo la caratteristica della persona, per cui vi è Maria che non sente niente, apparentemente anche se cambia all'interno del suo organismo, mentre c'è Francesca che veramente diventa intollerabile la vita per lei e il peso di questi sintomi. La terapia li correggia, quelle che sono sintomatiche glieli elimina, a quelle che non li sentono però li corregge comunque gli effetti della mancanza ormonale, perché quella lì c'è comunque in tutte, che sentano i sintomi o che non li abbiano. La terapia con progestinici fa male? No, la terapia con progestinici non fa male. La terapia, allora, innanzitutto, nessuna terapia fa male se è la terapia giusta per quella persona, e questo va detto, non vi è una terapia unica, le persone siamo tutti diversi ed essendo tutti diversi ognuno ha bisogno della sua terapia. Va ricordato che il progesterone, il Signore ce l'ha dato per i suoi effetti che ha sulla mucosa endometriale, dove protegge dagli effetti degli estrogeni. Non solo, ma il progesterone è fondamentale per poter avere la gravidanza. Tant'è che è venuto un bellissimo studio nel congresso che ha dimostrato che la terapia con progesterone fatta all'inizio della gravidanza riduce l'incidenza dell'abortività. Ma il progesterone ha non solo questi sintomi sull'endometrio, anche altri sintomi generali che sono sentiti dalle donne. Le donne ben sanno durante il loro ciclo ormonale i cambiamenti del tono dell'umore che certe manifestano vicino alle mestruazioni, è una cosa conosciuta da tutti, si dice in casa ma la mamma c'ha le mestruazioni perché ha cambiato il tono dell'umore. Questo è legato alle variazioni del progesterone. Vi sono delle donne che sono sintomatiche per il progesterone. La terapia della menopausa non poteva essere fatta senza il progesterone se una aveva ancora l'utero. Adesso invece è uscita fuori anche una nuova terapia che permette di modulare l'effetto degli estrogeni sull'endometrio e quindi di far sì che le donne non abbiano nessun rischio, nessuna proliferazione endometriale, anche prendendo non il progesterone ma gli estrogeni con un antiestrogeno che li protegge a livello locale.